e dove il cielo è sempre più blu, ospite della serata Marcello Fuentes da Uomini e Donne. Marcello, ma questi sono gadget? Sì, questi sono gadget. Che non ti rappresentano in modo diretto? No, queste veramente sono delle magliette per le donne, quindi sicuramente se ci saranno avranno un premio da me. Deciderai tu la S, la M o la L? Ma sono tutte S. No, io leggo anche la M. C'è anche la M. La M, vabbè, per quelle un po' più prosperose. Più prosperose. Di solito sei abituato a trascorrere quanto tempo qui in Campania, visto che questo è un marchio campano? Parecchio, quindi sono anni che vengo qui, quindi, però mi trovo sempre bene, il sud è veramente caldo. Quindi. Questa è un'anteprima di quello che andremo a realizzare qui al Benotte di Salerno. Vediamo un po' che cosa si può fare, forse spoglierò qualcuno, no, dai, scherzo. Salutiamo le telecamere di Nice Today, di Marcello. Sì, sì. E tu stavi aspettando lui? Sì, bellissimo, viene Marcello stasera, bellissimo. Cosa che ti piace di più del Brno? La musica e la gente, sai, la musica. Di dove sei? Agropoli? Qui, sì. Allora salutiamo tutti gli amici di Agropoli. Ciao Agropoli, ciao Brunotte. In realtà qui non siamo dinanzi ad una macchina fotografica, ma sono certa che tu hai approfittato di questa cosa per poterlo abbracciare. Sì. Sai che quella è una telecamera? Sì. Da quanto tempo aspettavi di incontrare Marcello? Tanto tempo. Di solito tu sei abituata a vederlo dove? Uomini e Donne. Ti è piaciuto il suo ruolo? Sì. Alla fine non mi è piaciuto. Perché non ti è piaciuto alla fine? Che gli ha detto di no ad Elga. Cosa avresti desiderato? Dicesse che stavano insieme. Sì. E adesso non sarebbe qui. Sicuramente tanti anni che questa avventura con Night and Day prosegue e finalmente ho il piacere di incontrare lui, colui che ha saputo dire con grande coraggio no. Marcello Fuentes è stato conosciuto al pubblico nazionale con Uomini e Donne, ma sicuramente ci racconterà delle chicche che riguardano il suo amore, che inizia con la S, che ci faranno sconvolgere. Allora io ti do il benvenuto. Marcello, come stai? Grazie, sto bene, Annabella è come una stella, è bella, poi il nome lo dice tutto. Ma insomma una stella che splende. Sempre, guardati. No, mi guardo. Dimmi tutto, cosa volevi io, sapere? Io partirei innanzitutto dal tuo segno zodiacale. Chissà perché, Ariete. L'Ariete fondamentalmente è un po' infedele, che ne diciamo di questo? Ma l'Ariete è infedele quando non è innamorato, poi... Quando si innamora sicuramente, penso che nessun uomo tradirebbe la propria donna, no? È una mancanza di rispetto sia per lei che per se stesso. Tu sei carico di sentimenti a Uomini e Donne, abbiamo potuto percepire, percepire questo grande calore che tu hai verso la famiglia, verso tua madre. Questo sicuramente chi mi ha seguito sicuramente l'ha percepito, non tutti hanno percepito veramente il Marcello, ma non è possibile che tutti possano capire una persona. Però sicuramente chi mi ha visto e chi ha seguito il programma ha captato veramente
la persona che è in me. Io, per me al primo posto è la famiglia, ma penso che per tutti dovrebbe essere la famiglia il punto di riferimento massimo per continuare, per affrontare anche le difficoltà di tutti i giorni. Tu ti sei allontanato dalla tua patria, perché? E ritorneresti e quando? Hai toccato un tasto dolente, io mi sono allontanato quando ero piccolo, sono stato praticamente preso dai miei genitori e ho detto andiamo in Italia, cioè non avevi voce, capitolo, perché ero piccolo e ho accettato e sono stato felice di accettare questa decisione. Un sogno potrebbe essere per te rappresentato dall'amore? Guarda, l'amore è quello che fa andare avanti tutto, quindi... Il motore della vita. Il motore della vita, ti dà quella carica che hai bisogno per tutto, per il lavoro. E qui in Italia l'amore è oltre dedicato a quello delle donne, alle donne, verso le donne. Verso le donne, vabbè, verso una donna. Io adesso... Una che oggi abbiamo scoperto si chiama Simona. No, come si chiama? Si chiama Sofia. Ah, Sofia? Sì. Mi risultava un altro, vabbè. Ho sbagliato, non sono aggiornata, io veramente chiedo venia. No, chiunque essa sia sicuramente rappresenta in questo momento il tuo futuro, qualcosa che va costruito. Ma cosa ti spingerà a tornare a casa nell'eventualità? Quale casa però? Quale casa? Nella tua patria, in Cile. Ma veramente ormai la mia patria è qui, quindi io sono cresciuto qui in Italia. Insomma, viva Monti! Viva Monti, viva e non viva, ci sono delle cose che possono andare bene e ci sono delle cose che non possono andare bene nel paese, poi è un momento veramente critico, penso che una persona sola non riesca a mettere a posto le cose dall'oggi al domani, penso che ci vogliano un po' di anni. Ti cimenteresti nel discorso politico? Non è il mio campo, però no, non lo farei. Per quello che riguarda Marcello... Dopo Uomini e Donne, voglio dire, si cimenta in esperienze importanti come quella dei locali, dove anche in questo caso per te è una grande responsabilità dare soddisfazione. Sì. Io penso che quando sei a contatto col pubblico devi lasciare un qualcosa, quindi un segno, e io cerco di farlo sempre. Ma il mio sogno nel cassetto è di condurre un programma, quindi... Allora io ti faccio condurre per 30 secondi Night and Day. Signor e signore, buonasera, siamo qui Night and Day e voglio fare un'intervista a una bellissima Annabella e mi state guardando tutti e non cambiate canale, state lì fermi perché c'è Annabella. Allora Annabella, dimmi un po', come va con tuo marito? Se ce l'hai. No, marito assolutamente no, ho uno splendido fidanzato e sono profondamente innamorata. Marcello, abbiamo conosciuto Pierpaolo, abbiamo conosciuto Alessandro. Io ti faccio un'ultima domanda per Night and Day. Dimmi, cosa ne pensi del Brunotte e della Costa Sud Salerno? Allora, io già c'ero stato qui a Salerno, quindi ti devo dire la verità. Salerno è una città veramente bellissima da vedere, ma soprattutto qui al Brunotte, che ogni volta che vengo dal proprietario, perché sono stato in un altro locale suo, veramente accogliente, persone magnifiche e poi si mangia veramente bene, soprattutto la mozzarella di bufala. Salutiamo Night and Day. Allora ragazzi, vi saluto a tutti, Night and Day, vi aspetto qui al Brunotte, ci vediamo presto. Ciao Annabella, Marcello, vi saluta, ciao. E dunque siamo giunti ad un momento davvero indimenticabile, siamo in una notte lunghissima qui al Brunotte. Il cielo è sempre più blu, io sono in compagnia di Alessandro, Paolo e Marcello, un trio fondamentale per la riuscita di questa serata e come dire, stiamo per concludere questo luglio con un 10 super. E questa è una delle, diciamo, ultime ospitate per quanto riguarda il mese di luglio, poi 3 agosto Rosario Miraggio, Marco Cristi il 10 agosto come cabaret, e poi tanti altri ospiti che per agosto che vi annunceremo mano a mano ogni settimana. Per Paolo, stacchiamoci da quello che è il tecnico, abbiamo dato gli appuntamenti. Stasera hai voluto Marcello, perché? Ce l'hanno chiesto le nostre amiche sul gruppo del Brunotte. Noi abbiamo una clientela adulta e selezionata. Molto esigente. È molto esigente, si vede che Marcello corrispondeva ai loro gusti, evidentemente. No, grazie, che devo dire? Devo dire solo grazie a questo punto.
intimidito. E dobbiamo ringraziare. Io mi intimidisco quando mi dicono queste cose. Dobbiamo ringraziare anche Raffaele La Rocca che lo ha portato qui, il nostro manager dello spettacolo. Ebbene, insomma, Alessandro, io so che stasera con la presenza di Marcello si è animata la serata in modo particolare. E tu hai visto un po' dietro le quinte cosa stava capitando? Molte donne in cerca di una foto con Marcello, veramente molto. Insomma, ti hanno tolto la scena? Stasera purtroppo sì. A questo punto noi proseguiamo l'intervista, ma lasciamo che Marcello incontri le due, le molteplici donne che ci sono per una foto. Sono tutte per lui, è lui tutta la notte con noi, per loro. Benissimo, allora salutiamo ancora una volta te. Allora salutiamo gli amici Night and Date, li salutiamo e vi aspettiamo presto qui a Blu Notte. Pierpaolo, Alessandro vi aspettano ed io forse qualche volta, non lo so quando, però forse ci sarò ancora. Noi quest'estate abbiamo voluto, a parte costruire un locale e ristrutturarlo in modo polivalente, abbiamo voluto regalare tante ospitate ai nostri clienti che hanno visto in scena tantissimi tronisti di uomini e donne, tra cui spicca Francesco Arca, un nome che ha fatto la storia qui in tutta Italia. Ma non ci fermiamo qui, perché come dicevo prima, 3 agosto abbiamo in esclusiva per la Campania il concerto di Rosario. Paolo, perché abbiamo staccato da uomini e donne la scelta di un concerto? Perché era, diciamo, la cosa che mancava di venerdì. Il venerdì cominceremo il cabaret, da questo venerdì, dal 28 luglio in poi, ogni venerdì cabaret e discoteca. E in particolare venerdì 10 agosto, essendo la notte di San Lorenzo, guarderemo insieme le stelle cadenti. E dopo il cabaret di Marco Cristi, che è famosissimo, a seguire continua la discoteca. Poi il 14 ci sarà la vigilia di Ferragosto. E il 15, una cosa molto importante, una cena spettacolo con una schiuma party giù alla spiaggia, lì tutto inondato di schiuma, in cui faremo follie e dopodiché fuochi a mare, uno scenario di fuochi a mare indimenticabile. Bellissimo, tutto regalato dal Blu Notte. Abbiamo dato veramente il massimo. Avete veramente dato il massimo, perché ogni settimana, ogni weekend, ogni sabato sera avete iniziato, come dire, un'escalation di cose. Diciamo che adesso, oltre a questi appuntamenti che li fanno un po' tutti, del 10, del 14 e del 15, sottolineiamo Rosario Miraggio, che è un'esclusiva per la Campania, un concerto venerdì 3 agosto, e a seguire saremo aperti ogni venerdì, sabato e domenica. Ascolta Paolo, come bisogna fare per prenotare, per poter cenare, perché mi hanno detto che si mangia molto bene? Sì, ristorante, pizzeria, bar aperto H24, anche albergo, anche Lido. Albergo aperto. Cosa significa? Cioè, nel senso che arrivo qui, dormo, vado in spiaggia, ballo, tutto insieme. L'idea sarebbe quella, però arriviamo il fine settimana che non abbiamo neanche una stanza libera. Comunque voi provate, tante volte un posticino può essere che lo troviamo. Ascolta, io ho intervistato un po' di persone, chi mi arrivava da Agropoli, chi da Napoli, insomma, a questo punto il Blu Notte qui, Litorania, Magazzeno, a Salerno rappresenta un punto di riferimento per la Banait Salernitana, giusto? Oh, veramente è una grande soddisfazione, perché ogni settimana superiamo le 1000 persone costantemente, di livello medio-alto, quindi qualità e quantità. Siamo contenti, vi ringraziamo, perché come dico ogni settimana siete voi la nostra forza e la nostra energia, e noi non ci stancheremo mai di ringraziarvi. Sicuramente siamo felici di questa cosa, soprattutto perché avete l'opportunità di offrire molte cose, dunque dalla cena, la spiaggia, il divertimento, o che sia su, o che sia giù, o che sia Marcello, o che sia Francesco, a noi importa che sia il cielo sempre più blu. E fortunatamente lo è sempre di più. Noi vi salutiamo, salutiamo Paolo che non vedevo da molto tempo, ci divertiamo con loro fino all'alba. Saluta Night and Day. Ciao, ciao a tutti.